Buongiorno, siamo alla edizione di Roma dell'High Fidelity. Quest'anno presentiamo la produzione di Gold Note, marchio italiano, elettroniche, diffusori acustici. E diciamo che è con un certo orgoglio che presentiamo un marchio italiano in una fiera italiana, in una fiera che ovviamente è frequentata da marchi di tutte le nazioni. Noi stiamo cercando di portare avanti un concetto, perché in Italia le cose le sanno fare bene, non c'è bisogno di andare sempre all'estero ad avere questi prodotti. E quindi noi abbiamo iniziato la collaborazione con Gold Note l'anno scorso e con una grande soddisfazione stiamo cominciando a vedere i frutti che stiamo raccogliendo. Insieme a Gold Note vedete anche i diffusori della Diapason. Con Diapason abbiamo iniziato sempre per quel discorso che vi ho fatto in merito alla distribuzione del prodotto italiano in Italia. Abbiamo iniziato a ottobre, siamo quindi all'inizio della nostra avventura, diffusore di elevatissima qualità e di una ricercatezza tecnologica e di finiture veramente notevole. Oltre ai marchi italiani, noi abbiamo sempre lavorato anche con marchi provenienti da fuori d'Italia, stiamo lavorando e presentando la nuova linea di Warfidel che si chiama Evo 4, ha vinto un po' di stelle con Wattify, insieme all'elettronica Audiolab, anche lei frequenta le 5 stelle di Wattify, e stiamo presentando la nuova linea che è veramente notevole per rapporto qualità-prezzo, direi quasi imbattibile da questo punto di vista. Diciamo che la manifestazione l'ho sempre frequentata. Quest'anno noto un fermento, una presenza di pubblico estremamente più, direi, attenta. Anche femminile, noto anche questo fatto. Di solito l'alta fedeltà, che sembrerebbe un termine femminile, quindi potrebbe anche interessare il mondo femminile, non è così. Ma quest'anno abbiamo notato che ci sono delle presenze femminili interessanti, interessate alla musica, interessate ai prodotti destinati a riprodurre la musica. E quindi direi che, nonostante un periodo che è inutile guardarsi o negarsela questa verità, il mercato dell'hi-fi in quest'anno sta subendo delle belle scosse, direi che è estremamente positivo.